Siamo ancora vivi, ragazzi, siamo ancora vivi. Allora, certo, facendo la partita peggiore dell'anno, però, ragazzi, abbiamo portato 3 punti a casa, che era la cosa fondamentale per non chiudere definitivamente il discorso scudetto. È una bella vittoria che metterà pressione anche le altre. Sicuramente, io vi ho sempre parlato di morale, questa ci porterà e ci aiuterà per il proseguo della lotta allo scudetto. Però, ragazzi, bisogna cambiare un po', perché ho visto una bruttissima Inter. Cioè, spero solo che almeno questa scintilla che abbiamo fatto ieri, che è scoccata ieri, ragazzi, possa essere veramente quella scintilla che possa aver innescato veramente tutto, specialmente moralmente, ragazzi, per andare a lottare fino alla fine. Abbiamo sempre giocato bene, l'Inter bene o male è successo un miliardo di volte che noi giocavamo bene e poi non vincevamo. Ieri abbiamo giocato malissimo, lo ripeto, però abbiamo vinto, quella era la cosa più importante. Perciò, ragazzi, da adesso in poi sta tutto anche a noi a non rovinare quello che abbiamo fatto ieri. Voglio aprire una parentesi sull'arbitraggio, che dicono non vi ha favoriti. Ma cosa state dicendo? Cosa state dicendo? Che sul primo rigore di Çalhanoğlu loro se la sono buttata dentro da solo, l'altro ha avuto il coraggio di fischiare, non so se ha fischiato fallo, lo penso di sì. Vanno a vederla al VAR e lì non potevano negare che Çalhanoğlu non ha fatto niente, no? Perché era troppo palese che sono stati loro a buttarsela dentro. Si sono inventati di farlo ribattere con la speranza che tu potessi sbagliarlo di nuovo, perché la realtà è questa, ragazzi. Inutile che dice ma tu vedi sempre dal marcio. La realtà è questa, che se tu vai al VAR e vedi che non c'è assolutamente né un fallo, che sono stati completamente loro da soli a buttarsela dentro, tu lì dai direttamente gol. Invece si sono inventati che un giocatore, roba che non succede quasi mai, ragazzi, specialmente in una partita così non succede mai, quasi mai. Io lo sono andato a vedere, forse c'era Chiellini appena, se non sbaglio, forse Chiellini proprio, appena col piede dentro l'area, ma ragazzi, su 10 volte non lo rifischio un rigore così. Però va bene, lasciamo perdere, è andata bene. Alla fine Çalhanoğlu il secondo rigore l'ha tirato benissimo, perciò ben venga. Sono stracontento, ragazzi. Ripeto, una vittoria veramente che ci voleva, specialmente un vinta così è ancora più bella contro i Gobbi, proprio bella. E niente, un video velocissimo, ragazzi, giusto per risultare. E vi invito stasera, se vi fa piacere, a venire in live, a una live col mitico Paolo, dove lo lasceremo un po' sfogare, poi parleremo anche del dopo partita, nel senso dopo, il giorno dopo di Inter-Juve. Cioè, se vi fa piacere, vi aspetto stasera alle 21 in live. Ciao ragazzi, a stasera.